Non è un nome comune il mio, e non capita spesso di trovarsi di fronte a un sovrano come me. Certo, alcuni re hanno conquistato città o hanno creato imperi. Altri hanno costruito splendide capitali, ricche di monumenti, statue, templi e giardini, o hanno realizzato opere utili a tutti, come canali e strade, ma io ho fatto tutto questo assieme. Ho governato per 42 anni, durante i quali ho conquistato tante terre. Ho creato il grande impero babilonese, ho trasformato la città di Babilonia nella sua splendida capitale e l'ho collegata al lontano oriente con un canale artificiale. E ho fatto di più. Prima di me, le leggi venivano trasmesse oralmente, cioè venivano raccontate dagli anziani ai giovani. In questo modo, con il passare del tempo, alcune leggi venivano dimenticate o, pian piano, anche solo involontariamente modificate. E c'era anche qualche furbone che di tanto in tanto ne inventava qualcuna di sana pianta per beffare i più ingenui. Io sono stato il primo a far incidere le leggi su numerose lastre nere di pietra distribuite nei luoghi pubblici di tutto il paese in modo che tutti potessero conoscerle. Si tratta di una raccolta di 282 leggi. Leggile e ti farai un'idea della società babilonese divisa in gruppi. Capirai che per me la legge non è uguale per tutti. Su ciascuna stele, infine, ho fatto incidere la mia immagine. Indosso un lungo abito elegante e un raffinato copricapo mentre ricevo le leggi direttamente dal dio Shamash.